nulla rimane purtroppo delle strutture architettoniche romane del ponte. Oggi esso è costituito da una complessa struttura in cui sono riconducibili almeno tre interventi di ricostruzione ed ampliamento, databili tra il XIII e il XVI secolo. Il ricostruito ponte medievale venne dedicato al Virginio Pudore di Maria, anziché alla Divina Maestà dell'imperatore Diocleziano. E da quella dedicazione si sviluppò in seguito il grandioso edificio di culto che costituisce la cattedrale della città. Dal ponte coperto, oggi adibito ad auditorium, si entra nel percorso sotterraneo che si snoda sotto il livello della piazza e che dal ponte di Diocleziano conduce all'interno del santuario della chiesa di San Francesco. Il percorso sotterraneo ci conduce nel vasto ambiente, sottostante il santuario del miracolo eucaristico, che conserva le tracce archeologiche di una cisterna romana, dal quale è possibile accedere all'area della più antica chiesa benedettina e infine nell'aula di San Legonziano, affrescata tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo, con figure di santi parzialmente conservate e con scene dell'Apocalisse tratte anche da testi apocrifi.